Per uno come me, a cui piace andare ai mercati dell'usato e rimanerne deluso quando non trova qualcosa di, diciamo, specifico, l'avvento di internet è la benedizione. Grazie a vari siti che ti permettono di acquistare giochi e cose usate, poter raccogliere altra roba come questa, beh, diciamo che è un vantaggio. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mercatini dell'Usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata un po' worldwide. Molto spesso purtroppo capita che alcuni giochi non arrivino o non sono arrivati al tempo in Italia, o che molto più semplicemente la copia del gioco multilingua non c'è più usata in Italia e quindi mi devo affidare a siti di cose usate per poter acquistare il gioco multilingua, ma con la custodia, diciamo, in una determinata altra lingua. Esempio che vi ho già mostrato, Cyberpunk 2077, custodia e tutto quanto in francese, ma fortunatamente il gioco è multilingua. E per il prezzo che l'ho pagato, ovvero 30 euro usato, al tempo diciamo che è stato un buon acquisto. Ma non partiamo subito con le cose vecchie, partiamo con uno dei nuovi pacchetti. Il primo di questi pacchetti contiene un altro gioco del Nintendo DS, gioco che diciamo fa coppia con un altro che già vi ho mostrato. Il gioco in questione, a parte il bigliettino da visita che dice grazie, è DJ Star. Questo gioco, come vi ho detto, fa coppia con un altro gioco, ovvero Tectonic. Perché questi due giochi fanno coppia? Per due motivi molto semplici. Il primo è che questi giochi, diciamo che li ho giocati in contemporanea, quando li ho scoperti. Quando ho scoperto uno, ho scoperto anche l'altro e li ho giocati assieme. E seconda cosa, entrambi i giochi vengono dalla Germania. Cioè, per recuperare due giochi simili sono dovuto andare a disturbare qualche tedesco e gli ho detto ti prego dammi che teste gioco, e lui ok, e me li hanno mandati. E devo essere sincero, Tectonic va bene, non l'ho ancora aperto nonostante la plastica si stia distruggendo da solo. Questo fortunatamente è in ottime condizioni, con tutto quanto il libretto e la cartuccia in ottime condizioni, e sì, è funzionante. E questo gioco è fantastico, a modo suo, diciamo. Il gameplay, come sempre, è abbastanza un po' così. Ma una feature interessante di questo gioco, che me l'ha fatto amare al tempo e che me l'ha fatto comprare oggi, è che puoi creare i tuoi brani musicali con una selezione anche di strumenti molto variegata per un gioco del genere. Devo essere sincero, molto buona. Mentre per questo c'erano abbastanza canzoni Tectonic del tempo che, beh, non erano male. Continuando con un altro pacchetto, il prossimo gioco è un gioco della PS3, ovvero Nier. Nier, il gioco per la PS3, e anche questo è in francese. E anche questo gioco fa coppia con un altro, ovvero Nier Automata. Ora, sincero, non mi ricordo se questo ve l'avevo già mostrato, ma Nier è stato molto molto difficile, credetemi, da trovare. E devo essere sincero, quando l'ho acquistato non credevo che mi sarebbe arrivata un'edizione nuova di pacca ancora sigillata, e mi sento quasi in colpa da doverla aprire un giorno, perché voglio giocarlo e ho scoperto purtroppo che questo gioco non ha la lingua italiana. E è un peccato, ma chissà, magari lo registriamo in inglese, anche perché, come ho detto, non vedo l'ora di giocarlo questo, perché so che bene o male potrei giocare anche questo senza giocare questo qua in principio, ma vorrei fare le cose in, diciamo, un ordine logico. Quindi prima toccherà questo, poi toccherà questo, e poi chissà, un giorno il nuovo capitolo. E anche questo, via. E l'ultimo pacchetto, contenente un gioco PS2 venuto da Londra, e apro chiudo parentesi, nonostante a me non ne frega niente del calcio, vaffanculo, gli europei li abbiamo vinti noi. Il gioco in questione è Fairy Odds Parents Shadow Showdown, italianizzato, due fantagenitori Shadow Showdown. Questo gioco, Dio mio, questo gioco fa parte della mia infanzia al sud. Come sempre, c'è sempre una storia mia del sud quando facciamo questi video dei mercati dell'usato, perché se io sto recuperando molti di questi giochi è perché molti di questi giochi li ho giocati taroccati giù al sud.
E mi dispiace dirlo, però è vero, è così, è la verità. Anche questo gioco ce l'aveva mio cugino con 3G. E beh, devo essere sincero, non me l'ha mai voluto prestare del tutto, ma capisco il perché, perché questo gioco è fantastico e chiedigli di separarsene probabilmente sarebbe stato un crimine. E questo gioco è fantastico, giochi ovviamente nei panni di Timmy con Cosmo e Wanda, fra una marea di livelli, e devo essere sincero, io questo gioco ancora non l'ho mai finito, perché appunto ce l'aveva mio cugino questo gioco e non volendomelo prestare non ho mai avuto l'occasione di poterlo finire. Chissà, magari lo finiremo assieme. Ma continuando con giochi che vengono da oltreoceano, recentemente sono riuscito a recuperare un altro gioco PS1 che fa parte sempre del mio passato e che ovviamente giocavo taroccato. Il gioco in questione è Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Questa è una versione americana e, beh, a prescindere da tutto non me ne frega niente, perché al suo interno ho ancora inserito il disco tarocco che avevo per la PS1 modificata. E questo è italiano. Fortunatamente il disco funziona, l'ho già provato. Nonostante, vediamo se con l'angolazione, c'è un cerchio perfetto fatto col compasso sul disco. Ma come ho detto, questo diciamo che è più stato una soddisfazione personale prenderlo, perché ho comunque la versione italiana, anche se è tarocca. La cosa bella di quando andavo al sud era appunto la possibilità di poter provare tutta questa marea di giochi senza effettivamente avere il gioco originale. Ora diciamo che mi sto discolpando da non aver mai comprato quei giochi originali, prendendoli adesso. Mentre un altro gioco che viene sempre dall'America è Pokémon Rosso. Questo è forse stato una delle prime cose che vi ho mostrato in questa serie di video e devo essere sincero, sono contento di possedere una cartuccia originale di Pokémon Rosso, anche se un giorno non mi dispiacerebbe averne una con la custodia, però va bene, diciamo che sono comunque soddisfazioni. E continuando a parlare di Pokémon, questi ormai ve li ho fatti vedere più e più volte, ma sto acquistando tutte le Acrom possibili e immaginabili su AliExpress, con dei titoli anche appunto, come potete vedere, Pokémon Myers Version, abbastanza discutibili. Questo è Pokémon Prism, una delle più belle Acrom possibili. Pokémon Moemon, Rosso Fuoco e Smeraldo. Anche se potrebbe trarre in inganno l'adesivo, visto che c'è Kyogre e Groudon che combattono, questa è la versione Rosso Fuoco e questa è la versione Smeraldo. Pokémon Toumon, come ho già detto, una versione di Pokémon con i personaggi di Tou. Shiny Gold, un porting al tempo di Oro su Game Boy Advance. Ruby Destiny, anche questa una famosissima Acrom ormai di tempi che furono. E le ultime due, finora, che vi mostro sono Pokémon Clover e Pokémon Creepy Black. Questa è una cartuccia maledetta e questa una delle cartucce più famose del Game Boy Advance create su 4chan. Passando dalla Cina al Giappone, vi mostro altri giochi usati che ho trovato e che ho acquistato dal Giappone, appunto. Fighting Climax. Questo gioco è molto figo, devo essere sincero. È un gioco di combattimenti con moltissimi personaggi di tanti e vari anime. Come potete vedere qui c'è Kirito, c'è Kirino, una marea di altri personaggi che non mi ricordo i nomi in questo momento. Non l'ho ancora mai giocato perché appunto non so il giapponese, ma ho visto molti gameplay al tempo prima di acquistare questo gioco e so che esiste anche il secondo capitolo. Non mi ricordo se però è su PS4 o ancora su PS3. Chissà, magari un giorno se lo trovo lo acquisto. Kingdom Hearts Final Mix. Diciamo che questa è stata più una soddisfazione personale perché, come ho detto, al tempo della PS2 il Final Mix non è mai arrivato in Italia, è arrivato solo anni dopo con le varie remastered per PS3 e PS4, ma questo, beh, come avrei potuto non acquistarlo, cioè, guarda che bella la copertina. Altri due giochi giapponesi, sempre PS2, Evangelion 2 e Secret of Evangelion. Ovviamente questi sono due giochi che partono con la storia originale di Evangelion, ma che si diramano con delle sottotrame e degli eventi molto diversi. E anche questi diciamo che sono stati due giochi che ho acquistato per una soddisfazione personale, visto che li ho pagati un cazzo. Continuando con Evangelion, questo l'ho acquistato al Coin Up ed è un gioco per la PSP di Evangelion, ma che non credereste mai, è un gioco sulle slot machine.
sono le slot machine a tema Evangelion. In Giappone il gioco d'azzardo, diciamo che è una roba che veramente spopola all'inverosimile, e ci sono giochi appunto di slot machine per qualsiasi cosa. Pensa a un anime, pensa che in Giappone esiste la versione slot machine. Questa tra l'altro è un'edizione limitata perché c'ha la benda per gli occhi per dormire, un portachiavi a forma di Plugsuit e un fazzoletto con su Mari, Rei e Asuka. Perché il foulard però va bene, non lo so, ma va bene, grazie. E questa tra l'altro l'ho pagata meno di quanto avrei mai potuto pensare, perché l'ho presa al Coin Up da un venditore simpaticissimo e me l'ha data a 10 euro. Wow! E ora passiamo alla parte veloce, visto che la parte, quella importante, quella che riguardava i giochi, diciamo, che vengono dall'estero, è finita. Passiamo al malloppone di cose nuove che ho acquistato. Diciamo che questo però non l'ho acquistato io, ma mi è stato regalato, ovvero Berserk and the Band of the Oak. Come sapete, io sto iniziando a leggere Berserk e, come ho già detto, dopo la morte del suo autore, andare a prendere i nuovi numeri sta diventando difficile perché se li rubano tutti. Questo diciamo che è stata una fortuna perché l'avevo già adocchiato, gli avevo parlato alla mia ragazza, lei ha pensato, ok, glielo regalo ed eccolo qui per il mio compleanno. Purtroppo questo gioco, come molti altri giochi a tema giapponese, ha solo la lingua in inglese o in giapponese e i sottotitoli in inglese. Però per fortuna la custodio in italiano, quindi so che questa è l'edizione italiana. E beh, non voglio giocarlo subito, è quello il problema, perché appunto voglio prima leggermi tutto il manga, diciamo andare avanti il più possibile, per poi giocare questo, perché sennò so che mi spoilererò qualcosa di bello. Per molti finalmente questa sarà una buona notizia, ma ho recuperato Kingdom Hearts Melody of Memory a 20 euro nuovo. Altro gioco che ho comprato perché ho pagato un cazzo, Saint Row the Third Remastered. Visto che abbiamo iniziato tutta la saga di Saint Row, quindi abbiamo fatto il terzo per motivo X, al tempo non avevo intenzione di farli tutti, anche perché non avevo un Xbox 360, ma ora che stiamo facendo dall'1 fino a Gata Out of Hell, e chissà, magari un giorno il 5, voglio giocare anche la Remastered. Ora, non so se farò la cosa cronologica, quindi se farò 1, 2, 3 Remastered, visto che il 3 l'abbiamo già fatto, oppure fare 1, 2, il 3 l'abbiamo già fatto, 4, Got Out of Hell e poi la Remastered. Diciamo che non è adesso il problema, ci penserò al tempo debito. Journey to Savage Planet, questo gioco mi interessava un sacco, non vedevo l'ora di comprarlo, l'ho trovato a 10 euro, ho detto, beh, è il momento di acquistarlo. Anche questo, pagato niente, l'ho pagato 7 euro usato. Dragon Quest Heroes, anche questo comprato solo per soddisfazione perché l'ho trovato a 10 euro. E è stupido, ma lo volevo tantissimo. Untitled Goose Game. Il gioco dove devi giocare nei panni di un oca e dare fastidio alla gente. Include un oca terribile, sei tu, un paesino pieno di gente che cerca solo di passare la giornata tranquilla e a te non piace affatto, un tasto dedicato alla starnazzata. Questo l'ho preso perché è introvabile. J-Star Victory Versus per PS4, non so perché sia scomparso così, forse perché appunto, diciamo che è bello, cioè questo è bello rispetto a Jump Force, eppure porca miseria, non capisco ancora oggi perché sia scomparso così velocemente. Sia nuovo che usato questo gioco è introvabile. Quando è uscita la versione per PS3, poi dopo poco è uscita anche la versione per PS4, e la versione PS4 è scomparsa. Ma proprio mamma mia. Andando a scendere di generazione, un'edizione limitata di Sonic All-Star Racing Transformed. L'ho presa solo perché era edizione limitata, costava poco e, fortuna vuole, dentro la custodia ho trovato il codice per avere Metal Sonic e un altro livello, e nonostante tutto il codice funzionava perché scadeva nel 2799. Forse ho fatto in tempo. Scendiamo ancora di una generazione e parliamo di giochi Disney. Ho trovato Ratatouille. Questo ho intenzione di portarlo, ovviamente a tempo debito, non subito, perché prima di questo ci sono giochi molto più interessanti che ho nella mia lista. Altro gioco Disney, Paperino Operazione Papero, un grande classico dei giochi Disney. Parlando sempre di Paperino, chi è PK? Questo non ho mai avuto possibilità di giocarlo e non vedo l'ora di provarlo. Ultimo titolo Disney, Il pianeta del tesoro.
Questo, diciamo che non so molto com'è il gioco, ma essendo io uno che sta cercando di recuperare il più possibile i titoli Disney del periodo PS2, non potevo certo farmelo mancare. E beh, magari un giorno lo proveremo. Ultima generazione PlayStation, ovvero PS1, Tekken 3 usato, messo diciamo non benissimo, manca il libretto ed è l'edizione platino e come sapete io le edizioni platino non le adoro, però il disco è messo abbastanza bene e beh, Tekken 3 comunque è un ottimo pezzo da bere. Ed infine, ultimo gioco PS1, Harry Potter e la Camera dei Segreti. E infine, gli ultimi due giochi cambiando addirittura console, Perfect Dark Zero per Xbox 360. Come sapete, io vado a comprare tutti i giochi in edizione limitata, possibile e immaginabile, anche se non li conosco e soprattutto se costano poco. E beh, la custodia era fighissima, era veramente figa, c'ha due dischi e c'ha questa carta, una di 9. Io non so nulla di questo gioco e non so cosa serva questa carta, se voi lo sapete ditemelo, magari un giorno lo giocherò, ma principalmente questo gioco l'ho comprato perché costava niente e aveva la Steelbox, bellina. Tra l'altro questo gioco è fatto dalla Rare, non l'avevo visto. Ed infine, l'ultimo gioco 360 che ho comprato veramente solo per sfizio, perché questo gioco non so neanche come definirlo, è un casino totale, Skate 3, un gioco della serie di Skate fatto veramente col culo, ma che ti regala dei momenti divertenti all'inverosimili. Cercavo un'edizione di Skate 3 veramente da tanto tempo, perché Skate 3 è veramente fatto male, ma tanto tanto male, e finalmente per 2 euro ho trovato l'edizione 360. E con questo abbiamo finito anche l'episodio di oggi. Signori, ci saranno altri episodi dei mercati dell'usato. Ovviamente spero di non farli uno attaccato all'altro, perché sennò si perde un po' quella magia di vedere questi episodi. E ci saranno appunto altri episodi, perché ho comprato un altro malloppone grosso così di DVD che voglio mostrarvi. E dentro l'armadio è nascosta una cosa a cui voglio dedicare un episodio soltanto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Quali sono stati gli ultimi acquisti che avete fatto ai mercati dell'usato? Scrivetemelo pure. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!